io parto, poi vediamo come fare. Cari amici di Hyper Bros, buongiorno, siamo a Potenza, anzi no, siamo a Rifretto, che dovrebbe essere dalle parti di Pignola, in provincia di Potenza. C'è del blues a Rifretto, qui c'è la seconda assemblea annuale dei Lucani nel mondo e ciò c'è già aria di casa mia. Buongiorno. Ma noi non siamo così caponi, non sappiamo niente. Non siete, non lo devi dire, voi non siete così caponi come quelli di Yale, che mette la scritta. Noi siamo diventati meglio di Pistoia Plus, loro meglio di Yale, apposta, primo completo. L'eccellenza Lucana, vedi? Mo parla così perché ha detto che non c'è il titolare, poi verrà il titolare e questo. Della, come magari, cioè vedete che pezzo di merda, io poi vado a fare tutte le stanze sì, quasi sempre solo per lei, sì, l'ho fatta rossino da morire, la finta. Vabbè, allora facciamo, bravo ragazzo, ti conosco, bravo ragazzo, ti conosco, che no, questo dimostra che non abbiamo pregiudizi su nessuno. Vabbè, fanno lavorare pure me. Qua. Ottima, qua poi sto in mezzo, ci dobbiamo mettere qua presidente, che se no stiamo contro luce. Ma l'hai già mangiata? Sì, però ti manca il piatto di ravioli. Il piatto di ravioli, ma sai che stanno preparando i ravioli, i ravioli con i funghi porcini. Quella, infatti si sente profumo di funghi, e da quando siamo arrivati però qua, però a me non piacciono i funghi. No, però fame e mangiare te li mangeresti, ma cioè, te li prendendo. Certo, no. Allora, Presidente Scarpone, un brindisi con i Lucani in Umbria e i Lucani in Ligure e a Matera. Presidente Scaglione della Commissione dei Lucani all'estero. Le istituzioni regionali. Guardate, abbiamo sentito nei giorni scorsi, concludo, qualche strano ragionamento. Se c'è qualche consigliere regionale inquisito, bisogna eliminare le istituzioni regionali. È come se io dicessi che se c'è qualche procuratore generale della Corte dei Conti che viene additato come responsabile di aver agito dalla stampa ancora delle azioni del corso, bisogna eliminare la Corte dei Conti. Mi sembra un'idea balzana, l'uno e l'altro. Chi sbaglia paga ed è giusto che paga. Ma le istituzioni, gli organi di rappresentanza, le regioni che tanto hanno fatto e soprattutto nel Mezzogiorno negli ultimi 30-40 anni, credo che siano presidi di democrazia, presidi di governo che vanno mantenuti, presidi di rappresentanza delle comunità del territorio. Quella comunità e quel territorio che non si racchiude nei confini regionali, ma che abbraccia non solo idealmente, ma oggi anche fisicamente, in un grande afflato, noi che stiamo qua e coloro che sono fuori, ma che sono tutti quanti Lucani e che sono tutti uniti per il benessere della nostra regione e delle sue generazioni. Qui dietro di noi c'è Vito De Filippo, perché non gli dice, visto che sta per fare la nuova giunta, di scegliere all'interno del Consiglio regionale, così si risparmiano un po' di soldi? Ma queste sono, diciamo, decisioni che assumerà il Presidente della Regione, i partiti, non tocca al Presidente del Consiglio regionale dare indicazioni, tantomeno pubblicamente su questo, ognuno ha i suoi ruoli, io ho la grande responsabilità di rappresentare unitariamente il Consiglio, quindi anche la minoranza, e quindi, diciamo, in questo caso mi permetterai, sai che non sono mai reticente, non mi sottraggo a dire la mia, ma in questo caso credo che proprio per il compito e il ruolo che ho, mi sembra che sia giusto che si occupino i partiti, i gruppi e il Presidente della Regione della prossima giunta. I partiti, i gruppi, il Movimento 5 Stelle dovrebbe essere, se non vado errato, il primo partito nelle due città capoluogo di questa regione. Hanno chiesto l'azzeramento della giunta, non sia reticente anche adesso. Ma no, le opinioni sono tutte legittime.
e quindi come dire, se uno pensa così fa bene a dirlo. Non capisco per quale ragione dovrebbe esserci l'azzeramento dell'aggiunto, per quale ragione ci dovrebbe essere le dimissioni, ma insomma non si capisce molto bene, ma è una loro opinione. In questo momento saranno una forza sicuramente rappresentativa e ovviamente stiamo interrogandoci tutti con grande attenzione su quello che è successo, senza nessuna sottovalutazione, però sono i voti che hanno avuto, sono per eleggere i parlamentari in Parlamento, non per eleggere i consiglieri regionali o i consiglieri comunali a Matera. Quando ci saranno le elezioni anche in quelle dimensioni, si candideranno, avranno i loro rappresentanti e potranno esercitare il loro ruolo come fanno tutti quanti gli altri. Ragazzo, però il partito regione un po' avrà risentito. Cosa significa adesso riformare il partito? Bisogna riformare i metodi, come credo stiano tentando di fare, o anche un po' i volti, le persone? Beh, insomma, come ricorderai, io già a giugno in quella bella intervista esprimevo un totale rispetto del Movimento 5 Stelle, perché è un movimento fatto da giovani innanzitutto, che pongono questioni più grandi, che attengono la democrazia diretta, che attengono la trasparenza. Non è solo un voto di protesta, è anche un voto, come dire, di visione da parte dei giovani, è un voto anche di protesta da parte di ceti sociali in grande difficoltà. È un voto di protesta anche da parte dei classi dirigenti, alcuni che hanno voluto, come dire, equilibrare i poteri all'interno. Non un segnale di protesta, ma un voler dire alla politica che c'è ancora bisogno di loro. Cioè, a volte hanno votato per 5 Stelle anche persone che hanno avuto molto dalla politica e che temono di non averne più. Quindi attenzione, perché ci sono tantissime cose. Stiamo parlando degli esclusi da cariche. No, non parlando esclusi da cariche, parlo più in generale, perché in questo paese le cose non vanno bene. La politica ha sbagliato, la politica ha un deficit di trasparenza, un deficit anche di capacità, ma non vanno anche bene perché c'è uno scarso spirito civico, non vanno anche bene perché tanta gente per fare il proprio dovere non lo fa e i controlli non funzionano. Se vogliamo cavarci con il vaffa a tutti, vaffa a tutti. Se invece vogliamo stare sulle questioni concrete, ci stiamo fino in fondo. Non con la ricetta da parte di qualcuno o con le prediche da parte di qualcun altro, ma con la capacità di discutere in pubblica piazza giorno per giorno le questioni. Da questo punto di vista il PD, diciamo, è un po', come dire, un po' più ripiegato sulle questioni magari di governo, amministrative, e un po' meno sulle questioni politiche. Allora bisogna aprirsi molto di più nel rapporto con gli altri e poi vedere che cosa ne viene fuori. Abbiamo visto che Bubbico ha telefonato ad un neo senatore dei 5 Stelle, lei non ha telefonato a nessuno. Beh, io diciamo, per me è un po' no di brutto carattere, nel senso che le funzioni politiche sono funzioni politiche. Conosco Petrocelli da molti anni per rapporti anche più diretti, ho una, diciamo, una stima come per qualunque altra persona, però in quel momento, diciamo, poteva essere equivocato. Io credo che Petrocelli non abbia nemmeno equivocato, abbia detto semplicemente che Bubbico gli ha fatto gli auguri, ma di questi tempi, diciamo, gli operatori dei media sono dei grandi ricamatori, e quindi ricamare per ricamare si rischiano poi incidenti diplomatici. No, 5 Stelle devono, io mi appello al senso di responsabilità loro in quanto rappresentanti del popolo, da rappresentanti del popolo, perché poi ognuno ha avuto i suoi consensi, ma adesso dobbiamo affrontare e parlare dei problemi dell'Italia, della Basilicata. Ci sono tanti problemi che vanno affrontati con rapidità, a cominciare da quelli dell'economia. Mi sono permesso di chiedere al nuovo Presidente del Consiglio, perché non suggerisce a De Filippo di scegliere i prossimi assessori all'interno del Consiglio regionale? Non si risparmierebbe di più così? Sì, c'è un problema sicuramente anche quello, un problema di risparmio. Noi in questi mesi, come è noto, le nostre prove di risparmio le stiamo facendo, abolendo i vitalizi, riducendo l'indennità, azzerando quasi il finanziamento ai gruppi consigliari. Abbiamo fatto tanto, se ne può fare anche molto. C'è un problema di costi, ma c'è un problema anche di rappresentanza con la comunità regionale. Io non ho scelto ancora un modello di confronto
con le forze politiche, con le quali ovviamente devo ragionare, con i consiglieri, con i gruppi consigliari. Come al solito io penso che insieme troveremo la soluzione migliore per rappresentare al meglio in questo momento difficile. Lei frequenta troppo Vincenzo Viti però. Perché? Sta parlando un po' il vitese. È un uomo che stimo. Lo conosce il vitese? È un uomo che stimo, ma che il vitese non ho. Ho detto molto chiaramente, i giornali dicono, danno una notizia. Ti spingerei a valutare che non necessariamente quello che dicono i politici è vero, ma non necessariamente quello che dicono i giornali è vero. Molto francamente, cioè, quindi dove è scritto che io voglio fare esterno? Stiamo ragionando su un'ipotesi, su varie ipotesi, insieme troveremo una soluzione. E questa della giunta a 4 è un'ipotesi che state valutando? Molto, anche molto, molto. Sarebbe vietata perché ancora non è stato modificato lo statuto, ma io penso che si debba andare velocemente in quella direzione. Posso fare una domanda cattivella? Visto che qui c'è pari delle fora. Meno cattiva. Sta parlando. Più cattiva di quelle che ha fatto già. Ehi, mi è cattiva, soltanto bravo. Mi sorride, ma se potesse mi sparerebbe. No. Un uomo molto tollerante. Mi sono formato su un grande pensatore che si chiama Baruch Spinoza, che nell'Olanda del 600 ha fatto dello spirito della tolleranza il suo fondamentale elemento di esistenza. Quindi mediamente resisto a tutte le critiche, anche le più ingiuste, provo a dare le mie risposte, le mie modeste opinioni, le mie piccole verità, quindi non sono per niente arrabbiato e meno che mai penso di poter fare qualcosa nei riguardi di un operatore dell'informazione così simpatico. Grazie Presidente. Il metodo De Filippo lo hanno chiamato in molti. Qual è sto metodo? Il metodo De Filippo, quando c'è una voce scomoda all'interno dell'informazione regionale, in qualche modo gli si assegna un incarico per rabbonirlo un pochettino, per ammorbidire in questo caso la linea del quotidiano. Io penso che noi dovremmo stare meno in questa rete provinciale. Io faccio una domanda a te, tramite il tuo mezzo, a chi lo ascolterà. In quale ambito avrebbe dovuto scegliere il Presidente della Regione il capo ufficio stampa? In quale ambito avrebbe dovuto scegliere il Presidente della Regione il proprio portavoce, secondo la legislazione? È meno, come dire, morale scegliere nell'ambito di chi ha questa professione, di chi ha questa capacità, di chi ha questo, diciamo, titolo proprio formale, oppure come hanno fatto tanti colleghi in Italia, si sono messi a portavoce uno dell'apparato, del proprio partito, un amico, un proprio consulente. Il capo ufficio stampa, per stare al passato, io l'ho scelto tra i giornalisti della Basilicata. Non so se era una voce scomoda, e sicuramente l'ho scelto sulla base di una valutazione di professionalità. Tutti riconoscono, in privato e molti anche in pubblico, che il capo ufficio stampa ha questa professione. La stessa cosa sul portavoce. Fra chi avrei dovuto scegliere? Bene, nel caso ultimo che tu citavi, fra chi avrei dovuto scegliere? Sono state fatte un po' di domande per questa. Noi abbiamo fatto un bando sulla Film Commission. Sono arrivate un po' di domande, alla fine ne sono rimaste 5 o 6 di candidature. Due soltanto erano lucane nella sostanza. Io penso che anche in questo caso, al di là della voce, che non mi sembra, diciamo, basta leggere tutti i giorni la Gazzetta del Mezzogiorno, il Quotidiano e la Nuova, per rendersi conto che quell'obiettivo occulto che tu segnali non è stato per merito professionale di questi giornali, non è stato mai conseguito, e non mi sembra che l'abbiamo conseguito almeno col potere. Dove sta andando la Basilicata in questi ultimi 2 anni che rimangono, insomma, di De Filippo? Io spero in una grande prova di resistenza che ha mantenuto sostanzialmente forte molte parti della vita pubblica di questa regione, grazie al sindacato, alle imprese, alle istituzioni. Speriamo
crediamo in un governo nuovo che sappia colloquiare con noi sui grandi problemi di questa terra, che sono sempre a quel livello, dal petrolio alla Fiat, al polo di Salotti per stare a Matera, alle infrastrutture, quattro temi che si possono svolgere soltanto in questa relazione. Noi abbiamo le nostre idee, le nostre proposte, la nostra forza e anche i nostri possibili finanziamenti per contribuire insieme ad un'azione nazionale. Io spero che un governo nuovo ci sappia ascoltare meglio di come abbiamo purtroppo potuto vedere negli ultimi 5 anni. Un anno tecnico e 4 delle destre. Grazie Presidente. Grazie a te.